Nello scorso video parlavo di multiplayer.it e di siti del genere che diffondono false verità. E oggi mi sembra oneroso mostrarvi queste false verità. Giù tu PS5, tutti i giochi presentati finora, a cura di Simone Tagliaferri. Oh, ma ci saranno più a più culo questi? No! Ok, quest'articolo non c'è niente di male essenzialmente, perché sappiamo che tutti i titoli sono solo due attualmente, Godfall e Quantum Error, e per giunta sono anche esclusive PC. Quindi dire che sono esclusive PS5 è un mezzo errore, però non è questa la falsa verità, ci sta. Però il problema è che poi, scorrendo l'articolo, come potete vedere, vediamo in mezzo, oltre a Quantum Error e Godfall, titoli come Gods and Monsters, Gothic, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, Dying Light 2, Cyberpunk 2077, Elder Scrolls 6, Bioshock 4, Diablo 4, Call of Duty 2020. Cazzo, è un PES. Come potete vedere, se siete abbastanza normodotati, sono tutti titoli multipiattaforma. E allora, dove stanno i titoli PS5 confermati finora? Cioè, questi sono titoli che non si sa nemmeno se escono su PS5, perché non si sa nemmeno se esiste questa console. Quindi, su cosa è basato quest'articolo? Sto cazzo! Perché è stato fatto questo articolo? Rispondete voi, ragazzi. Io non capisco il senso di questo articolo. Ma non tutti possono capire. Bisogna avere in sé il senso della morte. Ok, che si parla professionalmente, un professionista, il signor Tagliaferri. So che sta andando a coprire le ricerche. Infatti, tra le cose più cercate, i titoli in uscita per PS5. Però porlo in questa maniera crea quella falsa verità che ci ritroviamo ogni giorno nei forum. La gente spesso e volentieri in questi forum si ritrova a dire che compra PS4 perché altrimenti non potrebbe giocare a titoli come Resident Evil, Final Fantasy, perché escono solo per PlayStation, quando invece noi che siamo normodotati sappiamo che escono multipiattaforma, sia su PC che Xbox e quant'altro. Questa falsa verità, questa ignoranza collettiva sul fatto che i titoli ormai non esistono più esclusive only PlayStation, nasce dal fatto che esistano questi tipi di articoli che inculcano nella testa del videogiocatore che i giochi escono solo per PlayStation e non per altre piattaforme. Fa un po' sorridere questa situazione, però d'altro canto mi fa incazzare. Che se mi incazzo quando è vera la Madonna della ringolonata, io mi spaccio! Per carità, questo articolo è corretto perché questi titoli escono per PS5. Ma non solo per PS5. Ed essenzialmente, perché porlo così questo articolo? Poi comunque mettono nei tag PS5, però dici i giochi in uscita sulle nuove console di nuova generazione. Sarebbe più interessante, invece che porlo come titolo in uscita su PS5. Tagliaferri? Perché non trattate argomenti che in questo periodo stanno sconvolgendo il mondo del videogioco? Ne stanno succedendo un sacco di eventi che potete raccontare attraverso le vostre pagine, anche riguardo PS5. Invece raccontate. Sto cazzo! Io comunque c'è da dire che ammiro Tagliaferri perché è un po' come Wesa Channel su YouTube, è quella tipologia di gente che non ha un cazzo da dire, ma ti riesce a imbastire un articolo di qualità sul nulla. Figlio di puttana! Questo è un articolo effettivamente ben scritto, fantastico, intelligente, furbo, però si basa sul nulla. Io ci posso spezzare la noce capocolla a questa? È anziena? È pecchetto, eh. Però la quinta vertebra della spina dorsale ce la posso rompere. Cazzo!